In questo video sfogliamo insieme anteprima 391 marzo 2024 per vedere la sezione Marvel con tutte le novità di Panini Comics per i prossimi mesi. Ragazzi, Tanaioli si comincia! Benvenuti amici della Tana all'appuntamento mensile con Anteprima. Sfoglieremo il numero 391 di marzo 2024 che vede in copertina il numero 1 dell'edizione americana di Ultimate Spider-Man e quindi immagino perché sfoglierò come in tempo reale, come uso fare di solito, anteprima con voi, immagino che si parlerà del rilancio alla grande di Ultimate Spider-Man e più in generale del rilancio dell'universo Ultimate, il grande ritorno dell'universo Ultimate, Hickman, Cecchetto, Checchetto e Wilson. Cecchetto era quello del Gioca Jouet. Bene ragazzi, andiamo alla sezione Marvel, quella dove io mi sento più ferrato. Si comincia con Ultimate X-Men numero 1, scritto e disegnato da Peach Momoko, l'autrice superstar di Demon Days e Demon Wars. Continua il connubio manga Marvel. E tempo fa erano usciti, appunto, sono usciti una serie di volumi, prima Deadpool, poi Avengers, e infine anche Fake Red dedicato a Spider-Man, e continua insomma questa scia, questo connubio Marvel e manga, e vediamo un po', insomma, io ora sono un po' curioso, ma in questo mio video vi oltre che farvi vedere le uscite, vi dirò un po' quello che ho intenzione di comprare e quello che lascerò da parte, più per un discorso economico, perché non è che posso comprare tutto quello che esce per quanto riguarda la Marvel, e quindi dovrò fare delle scelte. In questo caso Ultimate X-Men numero 1 credo che non finirà nel mio carrello degli acquisti. Ultimate Spider-Man 3, che uscirà a maggio 2024, e Ultimate Black Panther 2, quindi siamo a maggio, quindi ad aprile ci sarà questo ritorno, anzi prima ancora, già da marzo, questo mese di marzo, ci sarà già la ripartenza di Ultimate, che credo che sarà inizialmente sarà mensile, vediamo un po' se poi avrà cadenza quindicinale. Quindi a maggio avremo il numero 3 di Ultimate Spider-Man e il numero 2 di Black Panther, due belle serie che sicuramente seguirò. Proseguiamo con Amazing Spider-Man 42, una storia di gang war, eccola qua, e poi Amazing Spider-Man 43. Andiamo avanti con Gang War Daredevil. E anche qui siamo a giugno, e questo finirà nel carrello, come finirà nel carrello, anzi nella mia casella abbonati, Miles Morales Spider-Man numero 12, anche qui una storia di gang war che ha avuto già un preludio nei numeri attualmente in edicola di Spider-Man. Spider-Boy numero 2, questo personaggio dell'universo alternativo di Spider-Man, Spider-Boy numero 2 che finisce nel mio carrello, mentre Venom sono abbonato e quindi me lo ritroverò per forza. Stato di Grazia, parte 3. Natasha Romanoff è di nuovo al centro della scena con il suo simbionte. Andiamo avanti, ragazzi. Timeless, il futuro dell'universo Marvel svelato, contiene Timeless 2023 numero 1. Maggio, siamo a maggio, Panini Direct, forse è un Marvel miniserie, perché vedo la 48 pagine, Euro 5, quindi immagino che possa essere un Marvel
miniserie, quale sarà il nuovo status quo degli X-Men, quali minacce aspettano gli Avengers, quali tragedie affronterà Spider-Man, e vediamo, insomma, questo album intriga e finirà nel carrello, come pure Fantastici 4-15, che è una serie che seguo regolarmente e che acquisto in edicola. Andiamo avanti. Fall of the House of X 1-5 con una cover top secret, 23 maggio, 72 pagine, 6,90 euro, e contiene Fall of the House of X. È l'inizio della fine. Non seguo i mutanti, non seguo le collane dei mutanti, e quindi questo fumetto aspetterò di trovarlo magari a basso costo, quindi per il momento non finirà nella mia lista della spesa. X-Men 32, X-Men Forever 1-5, anche qui siamo di fronte da albi che in genere non prendo, a meno che non ci siano apparizioni del ragno o delle comparsate speciali. Aspetto di poterle trovare in qualche mercatino, in qualche fiera del fumetto, ad un prezzo minore rispetto a quello d'uscita all'edicola. Andiamo avanti. Wolverine numero 44, Wolverine numero 44. Andiamo avanti con Avengers numero 9. Avengers numero 9 inizia la miniserie evento Avengers Twilight con una variant disponibile, una variant cover di Frank Miller, che ultimamente sta sfornando cover come fossero pagnotte di pane. Mi prenderò sia la regular che la variant, quindi questo albo finirà nel carrello. Iron Man, anzi l'invincibile Iron Man numero 14. Bella questa bella copertina, se sarà questa, con i disegni di Andrea Di Vito. Sia l'invincibile Iron Man 14 che Capitan America 3 sono delle serie che finiranno nel mio carrello, perché sono serie che io seguo regolarmente. Proseguiamo, abbiamo Daredevil numero 6, la nuova serie, qui siamo a giugno, il numero di giugno, che conterrà Daredevil del 2023 numero 6, Devil e Cavalieri Marvel 151 e l'Incredibile Hulk 9. L'Incredibile Hulk 9, con già dalla copertina si intravede Hulk contro Charlotte congelata. Ma chi sarebbe costei? Perché in questi ultimi numeri Hulk ha una serie di avventure dove affronta un sacco di super nemici del paranormale, cioè mostri, spettri, delle cose che non si capisce cosa siano, so, però abbastanza intrigante. Un Hulk ai limiti dell'impossibile, ecco, del regno dell'impossibile, e quindi non è male ragazzi, mi piace l'Incredibile Hulk, mi piace. L'Immortale Thor numero 6, anche qui è una serie che non seguo e aspetto di recuperare una volta, magari ogni tanto, così quando capitano delle occasioni, come non acquisterò questo Marvel integrale Thor di Jason Aaron arrivato al numero 23, perché sono tutte storie che già possiedo negli spillati. Non acquisterò nemmeno Marvel integrale Spider-Man di De Matteis e Marvel integrale Gli Incredibili X-Men arrivato al 65. Anche qui, come sopra, tutte storie che io già possiedo negli spillati e che quindi non mi interessa di avere doppie, diciamo, anche nel caso di Spider-Man. Marvel Replica Edition, Amazing Spider-Man, oggi con le pronunce in inglese sono un flop, Amazing Spider-Man 129, maggio, comincia questa serie di ristampe, questa dovrebbe essere la seconda o la terza, quindi da marzo, aprile, questa serie di ristampe che anche in Italia vedranno come protagonisti i numeri più importanti della storia del fumetto. In questo caso nel mese di maggio usciranno la replica di Amazing Spider-Man 129 e i New Mutants numero 98, con
l'apparizione, credo, il dinamico debutto di Deadpool, ecco, la prima apparizione in assoluto di Deadpool. Ora poi, ragazzi, voi avete i commenti se io sto dicendo qualche strafalcione, perdonatemi innanzitutto e poi commentate, bacchettatemi pure, non mi offendo. Comunque, queste sono serie che molto probabilmente, anzi numeri, albi che acquisterò tutti, perché avere queste belle copie, queste prime edizioni di questi numeri particolarmente belli, importanti, significativi per la storia della Marvel, è un bel piacere, insomma, averli in collezione. Per cui non me ne perderò nemmeno uno, anche se non c'è il ragnetto. Deadpool, uccidologia, cofanetto completo, visto che uscirà a luglio nei cinema Deadpool e Wolverine, cominceranno tutte queste edizioni speciali, queste ristampe, eccetera. E qui abbiamo il cofanetto che contiene uccidologia, dovrebbe essere tutte quelle storie che raccolgono le serie, ora vado così, sto leggendo così insieme a voi, quattro capitoli della saga, della sua saga più famosa, racchiusi in un prezioso cofanetto. Quindi dovrebbero essere quelle serie Deadpool uccide l'universo Marvel, Deadpool uccide l'universo Marvel parte seconda, eccetera eccetera. Queste ho le prime edizioni e quindi non comprerò il cofanetto, anche perché 74 euro, ragazzi, per storie che già possiedo mi pare un'esagerazione, cioè nel senso, per me che già le possiedo, poi voi fate un po' come volete, io vi dico solo quello che prenderò e non prenderò. Questo non lo prenderò. E questo infatti è Deadpool Uccidologia 1, Deadpool uccide l'universo Marvel, conterrà Deadpool uccide i classici, il volume 2, Deadpool Uccidologia volume 3, Deadpool uccide Deadpool, e l'ultimo volume Deadpool uccide l'universo Marvel ancora. Ancora Deadpool con cattivo sangue, anche questo credo si tratti di una ristampa di una miniserie uscita nel 2017, infatti siamo a giugno, come a giugno ci sarà anche la ristampa di Deadpool cattivissimo sangue, proprio perché poi dopo a luglio ci sarà il nuovo film della Marvel dedicato al mutante chiacchierone e al più famoso, il più simpatico, almeno per me, dei mutanti, cioè Wolverine. Io sono Wolverine Anniversary Edition, edizione anniversario per i 50 anni di Wolverine, e quindi uscirà questo volumone da 25 euro con un po' tutte le storie più significative che lo hanno visto protagonista, ma io in questo caso passo. Ragazzi, io non vedo l'ora di arrivare agli Omnibus e ai Masterworks. Il ritorno dei Deadpool viventi, ancora l'ennesima ristampa di storie già viste, riviste, rifritte. Che palle! Marvel Zombies, Black, White and Blood, in arrivo la serie animata su Disney Plus, copertina di Gabriele Dell'Otto. Marvel Pride 2024, anche qui storie, conterrà storie a maggio, siamo a maggio, tratte da Marvel Voice Pride. E anche qui, se ci saranno delle apparizioni come mi pare, eccolo qua in questa immagine, il ragnetto alternativo, me lo acquisterò, altrimenti passo. E comunque queste sono quelle serie che non acquisto subito immediatamente, ma quei volumi, quelle serie, quei volumetti che aspetto un po' di tempo, perché prima do la priorità ad altre cose. E io, ragazzi, sto aspettando i Masterworks, che però non arrivano, perché ci sono delle serie interrotte bruscamente che vorrei vedere completate finalmente. Marvel Comics a Manga Tribute, con le illustrazioni di alcuni dei più grandi mangaka, e questo probabilmente invece finirà nel mio carrello degli acquisti, perché ci sono dei personaggi, delle storie che credo siano inedite, vedo sì, nell'edizione americana sono inedite, cioè è un volumetto che insomma conterrà delle storie inedite, quindi bello, questo me lo prenderò e finirà nel carrello degli acquisti. Cominciano i Must Have con Jessica Jones alias Investigation e Fantastici 4 1 2 3 4, e anche qui sono delle storie che io già possiedo, alias in volumi cartonati e brossurati che uscirono qualche anno fa,
e la storia dei Fantastici 4, che mi pare sia già stata pubblicata all'interno dello spillato, per cui qui salto. Strange Academy, risolvi per X. E qui, essendoci il ragnetto, è Duopo l'inserimento nel carrello, e quindi questo volume io sicuramente lo acquisterò, anche se costa 18 euro, ma mi piace, insomma, perché è un volume che conterrà la partecipazione del ragno. Tutto è pronto per la nuova edizione delle Olimpiadi Matematiche Multiversali, in cui si sfideranno a suon di equazioni alcune delle giovanissime menti più brillanti dell'intera galassia. I Strange Academy, affiancati da Miles Morales, Moon Knight e Spider-Man, e quindi questo finirà nel carrello. Vediamo un po' quando è maggio, dobbiamo mettere da parte un po' di soldini, perché ho già visto, insomma, in questo anteprima 391 che ci sono diverse cosine, quindi maggio sarà un mese spendaccione. Speriamo di non sforare il budget. Venom volume 4, Illuminazione, e Miles Morales volume 6, Tutti gli occhi su di me. Questi sono volumi che ristampano storie già apparse negli spillati, e quindi passo. Moon Knight, Nascita e morte. Allora, Moon Knight è un personaggio che mi piace molto. Non ho visto la serie TV perché non sono abbonato, non ho l'abbonamento, però è un personaggio che mi intriga, e in genere quando riesco cerco di recuperare i volumi usciti, cercando di pagarli ovviamente il meno possibile. Questo è un volume che mi piace, contiene delle storie, però credo ristampe, perché vedo Moon Knight del 2016, una sequenza 1.14, quindi penso che si tratti di storie già edite e che probabilmente ho già, mi pare, nella serie Marvel Select, non vorrei sbagliare, e quindi vediamo un po', ma se si tratta di storie edite sicuramente passerò, altrimenti cercherò di recuperare questo bel volume, che fra l'altro costerà 35 euro, cercando di spendere il meno possibile. Marvel Giant Size Edition Fantastici 4 di Jonathan Hickman, volume 1, e qui sono tutte storie, vedo, tratte da storie da Fantastici 4 dal 570 al 578, quindi volume da 55 euro, ma soprattutto storie che ho già, e quindi eviterò di acquistarlo. Però ragazzi, se voi siete fan dei Fantastici 4, e vi ricordo a tal proposito che sto unboxando tutte le mie collezioni relative alla Star Comics, e quindi presto sarà il turno anche dei Fantastici 4 Star Comics, e quindi iscrivetevi alla Tana del Ragno, rimanete sintonizzati se volete vedere queste belle serie, appunto, che ormai sono, dopo quelle della Corno, davvero un cult per i lettori e i collezionisti della Marvel. Andiamo avanti. Wolverine, Gioco Mortale, edizione definitiva, ancora qui Deadpool e Wolverine a luglio nei cinema, anche qui passerò perché sono storie che io già possiedo, e mi pare, sì, sono storie che già possiedo, e quindi salterò anche qui. Marvel Masterworks, finalmente! Iron Man numero 15, ma non seguo questa serie perché molte di queste storie già ce l'ho, e quindi dovrò vedere un po'. Mentre invece vedo uno Speedy anno da matricola, che conterrà, però sono quei volumi dedicati ai più giovani, infatti Marvel Young Adult, 12 euro, però io, siccome sto collezionando, cioè colleziono un po' tutto quello che riguarda il ragno, dovrò vedere. Se si tratta di storie che già possiedo, ovviamente non lo acquisterò, però mi pare che siano storie tratte da Speedy 1.12, e quindi dovrò un po' vedere, insomma, così a prima vista, visto che sto sfogliando insieme a voi, mi pare che siano storie inedite, però devo verificare.
Bene amici tanaioli, abbiamo visto le novità che in serbo per noi Panini Comics riguardo le uscite Marvel. Scusatemi ancora di nuovo se non vi faccio vedere tutte le altre sezioni, ma è colpa mia, soprattutto perché io mi sento più sicuro, più ferrato quando devo commentare materiale inerente alla Marvel. Ho paura di fare pastrocchi andando a sfogliare le sezioni Disney, le sezioni DC, le sezioni comics, quelle generiche, e quindi perdonatemi, io preferisco rimanere nel mio orticello, che è quello relativo alla Marvel, dove grazie a oltre 40 anni di collezionismo posso sentirmi abbastanza a mio agio, abbastanza, perché poi non si finisce mai di imparare e si può sempre sbagliare, e quindi perdonate anche gli eventuali errori, le cose che posso fare di volta in volta, però lo faccio con tanta passione, questa cosa è anche di fare video, di condividere con voi la mia collezione, quindi so che mi perdonerete certe sbavature, certe imperfezioni. Bene, voglio ricordarvi, prima di salutarci, di seguire il mio canale per vedere anche i nuovi arrivi in collezione, gli unboxing, anzi i mega unboxing del mese, ne faccio almeno uno, e quindi dovete necessariamente spuntare la campanellina che vi avviserà quando un nuovo video sarà caricato. Vi ricordo che ho appena cominciato l'unboxing delle serie Marvel Star Comics, cominciando con l'Uomo Ragno, e proseguirò con tutti gli altri personaggi dedicati, insomma, dei supereroi che sono usciti grazie a questa grande casa editrice che negli anni 80, fine anni 80, rilanciò il fumetto Marvel in Italia. Dalla Tana del Ragno, dove si sta veramente, veramente, veramente da Dio, in compagnia di tutta questa bella robina e delle future uscite di Anteprima 391 che abbiamo appena sfogliato insieme, vi giunga il mio più caro, amichevole, amorevole, fraterno, sincero ciao! Vi aspetto nella Tana del Ragno. Io sono qui. Se volete, venite a trovarmi. Ciao!